15 peccati mortali che i cattolici dimenticano di confessare. Oggi ci ritroviamo qui insieme per riflettere sulla nostra vita spirituale e sulle nostre relazioni con Dio. Siamo qui per chiedere perdono per i nostri errori e per rinnovare il nostro impegno a vivere in modo autentico e in linea con i principi della nostra fede. Ci concentreremo in particolare sulla confessione dei nostri peccati, un atto fondamentale per liberarci del peso delle colpe e ristabilire una relazione più profonda e sincera con il nostro Creatore. Sappiamo che come esseri umani commettiamo errori e che talvolta possiamo cadere in tentazione, ma sappiamo anche che Dio ci perdona sempre se siamo veramente pentiti e decisi a cambiare. Quindi cerchiamo di aprirci alla grazia e di camminare sulla via della santità con umiltà e determinazione. Oh Dio Padre misericordioso, vengo a te con umiltà e contrizione, riconoscendo i miei errori e le mie colpe. So che ho commesso 15 peccati mortali che ho dimenticato di confessare, ma so anche che tu sei un Dio di perdono e di amore. Ti chiedo perdono per questi peccati e imploro la tua misericordia. Ti chiedo di guidarmi sulla strada della conversione affinché possa abbandonare il peccato e seguire il tuo cammino di verità e giustizia. Ti ringrazio per il dono della confessione e ti prometto di confessare tutti i miei peccati, soprattutto quelli che ho dimenticato. Ti prego di aiutarmi a fare ammenda per i miei peccati e di concedermi la grazia di una vita santa e piena di amore per te. Oh Madre di Dio, Maria Immacolata, prega per me e aiutami a trovare la pace nella consapevolezza del tuo amore materno. San Giuseppe, patrono della Chiesa, prega per me e per tutti i peccatori, affinché possiamo trovare la forza di resistere alle tentazioni e di seguire il cammino della santità. Ti chiedo tutto questo, Padre, nel nome di Gesù, il tuo Figlio diletto, che ha dato la sua vita per me e per tutti i peccatori del mondo. Amen. Anche il bambino più carino sulla terra, prima del battesimo, ha una bontà naturale, ma nessuna bontà soprannaturale. Ancora Dio ha un piano di beatitudine soprannaturale, pianificata per il bambino in cielo, sia nel corpo che nell'anima. Perché il peccato originale trasmesso ci separa tutti da Dio. Ci vorrebbe un grande sacrificio di un uomo Dio per riconciliare qualsiasi persona nata nel peccato. Perché solo un sacrificio puro e irreprensibile e senza limiti può placare un'infinita offesa contro un Dio infinitamente buono. Uomo, perché è necessario un sacrificio dell'uomo? Poiché senza lo spargimento di sangue non c'è perdono per i peccati. Quindi, l'unica cosa che può riconciliare noi peccatori con Dio è un Dio uomo, Gesù Cristo, sulla sua croce. I meriti della sua passione, morte e risurrezione sono comunicati prima del battesimo e poi dalla confessione dei peccati attuali a un sacerdote, Giovanni 20, versetti 22-23. Se abbiamo la grazia di essere battezzati da bambini o anche da adulti, allora abbiamo ottenuto tutto ciò che si chiama grazia sacrificale. L'unico modo in cui un cattolico può perdere la grazia sacrificale è commettendo un peccato mortale. Ogni cattolico del pianeta è nella grazia santificante o nel peccato mortale. Non c'è zona grigia in questa faccenda, è di nuovo estremamente bianco e nero. Ogni cattolico battezzato del pianeta è nella grazia santificante o nel peccato mortale. Quelli che muoiono nella grazia santificante vanno in paradiso, o in paradiso attraverso il purgatorio. Quelli che muoiono in peccato mortale vanno all'inferno. Ci sono molti peccati come l'omicidio o l'abuso di minori che la maggior parte dei cattolici sa essere peccati mortali. Ma i papi e i santi nella Bibbia e nel Magistero sono rivelazioni divine che rendono molto chiaro che alla maggior parte dei cattolici moderni manca un importante senso mortale nelle loro confessioni. Ecco i 15 peccati mortali più comuni, non necessariamente in ordine di gravità. Idolatria. Attribuire ad un'immagine o ad un oggetto una venerazione che spetta solo a Dio. Superbia. L'eccessivo amore di sé, che porta alla disobbedienza e alla mancanza di rispetto verso Dio e gli altri. Invidia. Desiderare ciò che appartiene ad altri,
con la conseguente mancanza di carità e rispetto verso gli altri. Ira. Il desiderio di vendetta è l'impulso a far male agli altri. Lussuria. La ricerca del piacere sessuale in modo immorale e disordinato. Gula. La ricerca eccessiva del cibo, del bere o di altre forme di piacere materiale. Avarizia. L'eccessivo desiderio di possedere e accumulare beni materiali. Accidia. La mancanza di interesse o di entusiasmo per la vita spirituale e la mancanza di impegno verso Dio e gli altri. Ingratitudine. La mancanza di riconoscenza verso Dio e gli altri. Bestemmia. L'uso irriverente del nome di Dio o dei santi. Superstizione. L'attribuire a oggetti o pratiche un potere magico o divino. Mancanza di misericordia. L'incapacità di provare compassione e di aiutare gli altri. Mendacia. La menzogna e la falsità verso gli altri. Ingiustizia. La mancanza di rispetto verso i diritti degli altri e l'uso scorretto della forza o dell'autorità. Dissolutezza. L'abuso di droghe o l'uso improprio del proprio corpo. Alcuni santi hanno sottolineato che da quando esistono dei miracoli non credono più in Dio. Cosa ne pensi di questa affermazione? Questa affermazione può essere interpretata in molti modi diversi, quindi dipende dal contesto e dal significato esatto delle parole utilizzate. Tuttavia, in generale, mi sembra che questa affermazione sia piuttosto problematica. Innanzitutto, la credenza in Dio non dovrebbe essere basata esclusivamente su esperienze personali o miracoli. Se la fede in Dio dipende esclusivamente dall'esperienza di un miracolo, allora questa fede è molto fragile e soggetta a dubbi. La fede dovrebbe essere basata su un insieme di elementi, come la ragione, la tradizione, la morale, l'esperienza di vita e la preghiera, oltre che sugli eventi straordinari. In secondo luogo, se un santo afferma che non crede più in Dio perché ha eseguito un miracolo, questo potrebbe essere un sintomo di arroganza spirituale. La capacità di eseguire un miracolo non implica necessariamente una maggiore conoscenza o comprensione di Dio. In realtà, la capacità di eseguire un miracolo può essere vista come una prova dell'amore e della misericordia di Dio, piuttosto che come una dimostrazione di potere personale. Infine, l'affermazione che non si crede più in Dio a causa di un miracolo potrebbe essere il risultato di una comprensione errata di ciò che è un miracolo. Un miracolo non dovrebbe essere considerato come un evento magico o soprannaturale che viola le leggi della natura, ma come un evento straordinario che rivela la presenza e l'azione di Dio nella nostra umanità. In sintesi, penso che l'affermazione che alcuni santi non credono più in Dio a causa dei miracoli sia problematica e potrebbe riflettere una comprensione errata della fede e della natura dei miracoli. Tuttavia, dipende dal contesto e dal significato preciso delle parole utilizzate, e in ogni caso deve essere valutato individualmente. Preghiamo insieme. Oh Dio, Padre misericordioso, guarda a me che mi avvicino a te con umiltà e fiducia. Concedimi la tua grazia per evitare i 15 peccati mortali che mi allontanano dalla tua santità e dal tuo amore. Donami la forza per resistere alle tentazioni del diavolo e l'intelligenza per discernere ciò che è bene e ciò che è male. Aiutami a vivere secondo la tua volontà, a seguire il tuo Vangelo e ad amare il mio prossimo come me stesso. Rendi il mio cuore puro, oh Dio, e non permettere che io cada in peccato mortale. Fa che la mia vita sia sempre conforme alla tua legge e che io possa camminare sulla via della santità e della giustizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Iscriviti al canale e continua a pregare con noi per non commettere peccati mortali e vivere nella benedizione di Dio.